E a questo punto io vorrei invitare Carla Franci, a suo modo, credo c'è un testo di un brano di un anonimo giapponese su, che ci ricorda l'atmosfera di quella tragedia accaduta 66 anni fa. Grazie, sono felice di essere di nuovo in veste di madrina dopo diversi anni in questa cerimonia per ricordare e commemorare un momento terribile di Hiroshima, e veramente spero che questo sia un messaggio di pace e che non si debba veramente ripetere più una tragedia così grave. Ora sì, questo testo è di un poeta giapponese, è una poesia veramente struggente. Avevo moglie, 3 figli, una casa e un cane. Mi ero assentato per andare a lavorare. Quando tornai, non mi fecero avvicinare. Ci sono le radiazioni, dissero. Non capii. E restai alle porte di quel deserto di morte. Sono salito su un sasso per guardare lontano, ma non c'era più nulla, solo un pugno di rabbia nella mia mano. Avevo moglie, 3 figli, una casa, un cane e una città. Ora c'è solo un cerchio fumante. Oggi salgo ancora su quel masso col terrore di vedere apparire quel fungo gigante. Grazie Carla Franci intanto per essere venuta qui, per la tua disponibilità, e queste parole lette da te hanno un significato particolare, credo, per tutti coloro che le ascoltano. La semplicità di quei versi ci riporta alla grande tragedia che tutti noi dobbiamo impedire che si ripeta.